Salve ragazze, questa volta un video diverso. Vi volevo parlare infatti di prodotti per il corpo. Allora, io non sono mai stata un'entusiasta delle creme anticellulite snellenti, cose varie, perché non sempre fanno il loro dovere. Però devo dire che ho trovato due prodotti che, a parte il discorso visivo di compattezza, mi stanno dando grandissimi risultati anche dal punto di vista proprio di sentirmi le gambe leggere, facendo comunque un lavoro particolare, spesso in piedi anche tutto il giorno oppure piegata tutto il giorno, capite che comunque le gambe ne risentono tanto e devo dire che questi due prodotti mi stanno aiutando. Vi parlo infatti del siero d'alga e del massaggiatore, questo qui giapponese. Allora, sono due prodotti che potete trovare su Effetto Bio e penso anche presso altre bioprofumerie, però insomma, penso che anche se non di facilissima reperibilità, vale la pena comunque buttare un occhio anche magari online su questi prodotti. Allora, inizio con il siero d'alga. Questo sicuramente ve l'ho già nominato perché il mio entusiasmo è stato grande sin da lì, da subito. Lo trovo molto facile da utilizzare, molto veloce e con degli effetti evidenti. Allora, questo siero d'alga è di Bewell Green ed è certificato IAB e Vegan OK. È un prodotto che fa parte di una serie di diciamo. È un prodotto che fa parte di una linea proprio dedicata all'anticellulite, il drenante, che viene utilizzato anche in cabina. E devo dire che questo in particolare mi piace tantissimo. Allora, è un prodotto che ho già finito e ripreso e lo utilizzo nei seguenti modi. Lo utilizzo come prodotto, diciamo, da bagnoterapia, quindi metto un tappino dentro l'acqua quando ho possibilità di rilassarmi e di stare, tra virgolette, a mollo. Oppure, e devo dire qui mi piace tantissimo così, lo massaggio semplicemente sulle gambe, cosce, glutei, e aspetto 15 minuti prima di farmi la doccia e poi mi doccio e sciacquo via. Quindi un prodotto velocissimo da utilizzare, ma lo sto utilizzando, devo dire anche qui mi sta piacendo tantissimo, anche come lozione per imbibire dei cerotti che vado poi a posizionare sotto il piede, sotto la pianta del piede, e li tengo su tutta la notte. In questo caso fanno un effetto drenante ma anche detox veramente favoloso e vi ripeto, vi sentite subito le gambe più leggere, la circolazione più fluida, insomma si sente la differenza. Il costo dovrebbe essere insomma sui 25-29, una cosa del genere, e comunque vi lascio magari il link qui sotto così potete dare un'occhiata. E è interessante perché, come vi dicevo, è parecchio prodotto, sono 200 ml e ne basta poco perché anche quando andate a fare diciamo, l'applicazione pre-doccia comunque non ne serve tantissimo e poi è completamente fluido, quindi vi dura tanto. Ed è interessante anche perché appunto aiuta. Mi sta piacendo tantissimo anche questo amore a prima vista e ve ne ho parlato anche su Instagram, se non erro, delle donne vengono da Marte, vi lascio sempre qui sotto il link. È questo prodotto che è un po' particolare, là intanto c'è questo per appendere, è di Cose della Natura, non ve l'ho detto, non costa un'enormità, quindi anche qui vi lascio il link qui sotto per poter dare un'occhiata, poi magari ve lo scrivo da qualche parte il costo, e ha questo manichetto in legno, ha questa forma appunto circolare, molto interessante, però devo dire che comunque io cerco di tenerlo dal manico. Allora, questo come si utilizza? Si fa un... Allora, la prima volta io l'ho lavato. In primis, poi seconda cosa, faccio tutti i giorni dei massaggini circolari, quindi questo movimento dal basso verso l'alto, quindi andando dalla caviglia verso il cuore. Questo è un prodotto che va utilizzato sempre con movimenti circolari e andando sempre verso il cuore, quindi ad esempio se lo volete utilizzare sulla pancia, stesso discorso, dal basso verso l'alto, e devo dire che fa la differenza. Io onestamente lo utilizzo sia come prodotto scrubante a secco, sia invece insieme anche al siero d'alga, l'ho provato, devo dire la verità, e mi ha intrigato molto, ma anche insieme a dei detergenti per uno scrub meno forte, ma comunque un bel massaggio riesco a farlo e ci metto pochissimo, veramente.
5 minuti neanche, però le gambe si risultano da subito più leggere, probabilmente vanno a lavorare anche su un sistema linfatico. Insomma, devo dire che sia dal punto di vista di compattezza di pelle, quindi pelle meno secca, più omogenea la grana, ma anche di compattezza di tessuti, sì, la differenza si nota tanto e non immaginavo, è stata un po' una scommessa che devo dire è stata vincente. Niente. E noi come al solito ci aggiorniamo al prossimo video e vi ricordo di guardare l'info box perché trovate tutte le informazioni. Ciao!